Benvenuti in Spagna, siamo con la Red Bull RB13 di Smokeman per illustrare i punti salienti e le caratteristiche di questo bellissimo tracciato catalano, uno dei più belli del mondiale. Dopo curva 16 si inserisce la macchina nel lunghissimo rettilineo del traguardo con una velocità di 320 km/h con il DRS aperto. Si arriva a curva 1 e curva 2, denominate curva ELF, quarta marcia in ingresso, quinta marcia in uscita. Si inserisce la macchina poi in curva 3, una curva ad ampissimo raggio, settima. Poi ottava marcia, finisce il primo settore e inizia il secondo con la curva Repsol, curva 4. Qua la macchina tende al sovrasterzo in uscita, bisogna controllarla bene anche con uno short shift tra quarta e quinta marcia. Poi curva 7, si scende in modo anche ripido, l'anteriore si scarica e spesso si blocca. Poi curva 6 e curva 7, si sale verso curva 8, attenzione al tappetino sintetico che fa perdere molta aderenza al posteriore, e poi la curva più bella del tracciato, curva 9, si allarga molto e si usa quasi tutto il tappetino sintetico, seconda zona DRS, si arriva poi al termine del rettilineo inserendo la macchina in curva 10, la Caixa, poi curva 11 e curva 12. Questo è un settore molto tecnico, il T3 è davvero davvero difficile, soprattutto dopo la modifica subita nel 2007. Poi Europcar, curva 13, si inserisce la chicane 14 e 15, attenzione qua a non andare troppo aggressivi sui cordoli, il tappetino sintetico inganna tanto i piloti all'uscita, e poi curva 16 la New Holland. Termina così il giro del circuito di Barcellona.